La CISL Funzione Pubblica del Lazio presenta Report Sindacale, periodico a diffusione multicanale di informazione ed approfondimento sindacale. Anno 2, numero 8, primo 15 giugno 2008. Si è tenuto il 5 giugno ultimo scorso a Chianciano, alla presenza fra gli altri del segretario generale CISL Raffaele Bonanni, il consiglio generale della CISL FP nazionale. Report sindacale ha incontrato e discusso per voi dei temi di maggiore attualità sindacale per il settore del pubblico impiego con Rino Tarelli, segretario generale CISL Funzione Pubblica, Gianni Baratta, segretario confederale CISL, Giovanni Faverin, neoeletto segretario generale aggiunto della CISL Funzione Pubblica Nazionale, a cui vanno gli auguri di buon lavoro di tutta la redazione di Report Sindacale. Vogliamo chiedere al segretario generale Rino Tarelli le sue valutazioni rispetto alla riforma contrattuale e al piano industriale presentato dal attuale ministro della Funzione Pubblica. Ma come progetto il giudizio è ottimo, dobbiamo fare assolutamente la riforma delle pubbliche amministrazioni e collegare a questi il contratto di lavoro, però siamo in attesa di iniziare a lavorare. Per ora ho visto agitare randelli da destra a sinistra, le prime pagine dei giornali continuano a essere piene di minacce di licenziamento dei fannulloni. Noi non abbiamo niente da spartire con i fannulloni, non abbiamo tempo da perdere con queste cose. Noi vorremmo leggere sui giornali la mappa delle riforme, cioè intanto dove si discutono, con chi, quali sono i tempi e poi andare a lavorare. Comincio a temere che anche l'attuale governo, poiché agita continuamente luoghi comuni come il licenziamento di chi infrange le regole, che è una cosa ovvia, invece abbia qualche carenza di impostazione rispetto alle riforme e quindi tardiamo ad avere il confronto. Io sono sicuro che per il bene del Paese la riforma delle pubbliche amministrazioni sia indispensabile. Bisogna avere coraggio, andare in profondità, fare regole equilibrate, regole, non arbitri, regole, e agire come un paese moderno che vive sulla base del diritto e dove c'è una verifica del lavoro fatto, realizzato e delle conseguenze sull'organizzazione del lavoro e sui lavoratori. Questo dobbiamo fare se vogliamo superare questa crisi che fino adesso è stata solo utilizzata per fare crociate che poi hanno portato a non fare il rinnovo dei contratti, a non estendere ai pubblici dipendenti lo sgravio fiscale e ad altre piacevolezze del genere. E il nuovo modello contrattuale potrà aiutare a sostenere queste riforme? No, il rinnovo contrattuale secondo me è figlio della riforma, è collegato a un progetto di riforma, se no è fine a se stesso. Quando sento Tremonti che parla di licenziarne 8 e assumerne uno, vorrei domandargli: ma sulla base di quale obiettivo? Se non fai prima la riforma, non fissi gli obiettivi, 8, 1, 2, non ha senso. Quindi speriamo che cominciamo a lavorare sul serio. Grazie. Dunque, il confronto con il Ministero è cominciato, abbiamo fatto due incontri, il Ministro ci ha presentato un piano industriale che ancora insomma deve essere completato nei suoi aspetti fondamentali. È difficile in questo momento dare un giudizio, noi abbiamo una linea molto chiara che è quella di valorizzare al massimo il percorso contrattuale che abbiamo costruito in questi anni, evitare che un eccesso di legificazione possa in qualche modo impoverire l'azione negoziale. Dall'altra parte c'è la necessità di confrontarci per far sì che la pubblica amministrazione evolva verso un'efficienza maggiore. Questa è una cosa che non abbiamo scoperto noi, su cui ci siamo detti disponibili, del resto l'avevamo già fatto con il vecchio documento sul memorandum. Il vero problema adesso è entrare nel merito. Il merito ovviamente sarà costellato di problemi, di chiarimenti da fare, ma io da negoziatore dico che finché c'è un tavolo negoziale e c'è una contrattazione da fare, le idee nostre hanno una possibilità di affermarsi. Se lasciamo il tavolo c'è il rischio che qualcuno vada in Parlamento e faccia delle leggi, questo noi dobbiamo evitarlo, ovvero sia la legislazione potrà avvenire secondo noi a valle di un processo negoziale una volta che avremo stabilito come i livelli contrattuali debbano dare un contributo affinché il sistema migliori per qualità, per quantità e per servizi resi al cittadino.
perché invece sul modello contrattuale noi speriamo che già dalla prossima settimana sia possibile riniziare i confronti con le controparti. Abbiamo ovviamente un documento unitario che è la novità più importante degli ultimi 10 anni. Puntiamo ovviamente a due livelli che ritornino ad essere, come dire, autorità salariali, quello nazionale sicuramente per mantenere invariato il potere d'acquisto e avere un carattere fortemente regolatorio. Il secondo livello che sia possibile esercitarlo per tutti i lavoratori, privilegiando ovviamente la contrattazione aziendale e la contrattazione territoriale in alternativa a quella aziendale. Il sistema deve valere per tutti, per il pubblico e per il privato. Anche nel settore pubblico ci sarà la partecipazione alle trattative, adesso vedremo quando inserirlo. A proposito del pubblico, va ricordato che il Ministro ci ha detto che nel DPF affronterà anche il tema del rinnovo del contratto del biennio 2008-2009 e vedremo anche qui che cosa succederà. Ovviamente una riforma del modello contrattuale, se non è corollata in termini di una perimetrazione forte su un nuovo sistema fiscale che eviti la doppia beffa di una retribuzione formale che sale ma che viene tagliata da un sistema impositivo che è proporzionale, quindi abbassa ancora di più la retribuzione reale, e dà un nuovo modo di controllare prezzi e tariffe, che sono gli elementi che hanno peggiorato e reso ancora più difficile la situazione reddituale dei lavoratori rispetto ad un sistema contrattuale che ha funzionato poco e male. Grazie. Alla luce del nuovo incarico da segretario generale aggiunto, quali saranno i suoi impegni che porterà all'interno dell'organizzazione? Sicuramente far sentire i tanti lavoratori e lavoratrici della nostra pubblica amministrazione, che è molto diversa, ma che è il punto di riferimento per il Paese, vicini ai progetti di cambiamento e di riforma, nel senso che noi, come lavoratori delle pubbliche amministrazioni, siamo il punto di riferimento di migliaia di pensionati, di pensionate, di cittadini normali che oltre al loro stipendio hanno solo la ricchezza dei servizi che può offrire la pubblica amministrazione, quindi impegnati sicuramente con grande coraggio alle riforme vere, non quelle degli interessi, ma quelle che possono portare un cambiamento organizzativo, un risparmio, ma anche la valorizzazione di tante persone che con il loro sacrificio, competenza e disponibilità hanno tenuto in piedi i servizi per il Paese. Questo è l'impegno che noi come CISL da sempre, senza temere alcuna riforma, vogliamo portare avanti per il Paese. Grazie.